Parliamo adesso con il portiere titolare del Gaeta Calcio, Vincenzo Giuseppe Fernandez, un lapsus, però chiaramente che domenica non ci sarà, perché comunque domenica scorsa Col Sora è stato espulso. Allora parlami un attimo prima della partita di domenica Col Sora, è stata gara vera il secondo tempo, primo tempo forse avete avuto qualche difficoltà di troppo, no? Io penso che una delle squadre più brave e più forti che ci danno più da Trocce fino alla fine del campionato che abbiamo incontrato. Il Sora è una buona squadra costruita anche loro per vincere. Il primo tempo abbiamo avuto difficoltà, ma come noi già sapevamo che era una squadra comunque ben organizzata, siamo riusciti a non andare sotto, un po' di fortuna, un po' di bravura mia, però siamo riusciti a portare il primo tempo sullo 0-0. Il secondo tempo poi siamo usciti fuori noi e sappiamo che quando noi usciamo fuori siamo una squadra che può far male a chiunque. Abbiamo sbloccato il risultato con una magia di Cano servito alla grande Damasa e poi subito abbiamo raddoppiato. Poi alla fine c'è stata la mia espulsione che purtroppo ho dovuto fare, però alla fine il Sora, tutto sommato, la vittoria nostra è stata comunque una vittoria meritata. Come è andata in settimana? Tu ti sei allenato, ma chiaramente stai guardando la squadra, perché comunque domenica non ci potrai essere. Come sta andando? Anche perché la squadra mi sembra che è molto in palla, no? Sì, la squadra è concentrata perché noi preparavamo le partite domenica per domenica. È inutile nasconderci che sicuramente ci aspetteranno, perché le Gaeta lo aspettano su tutti i campi, però noi stiamo preparando la gara in modo giusto. Mi dispiace che purtroppo domenica non ci sarò e non potrò dare il mio contributo come fino adesso l'ho dato per la squadra, però sono sicuro che comunque andremo là per avere solo un risultato, la vittoria, perché come io d'altronde ho sempre vinto, le squadre che vanno per vincere su ogni campo vanno per far sì la partita di portare a casa i tre punti. Dall'inizio del campionato questa squadra adesso ha messo fuori anche il carattere, no? Rispetto all'inizio. Sì, all'inizio purtroppo era una squadra tutta nuova, però con il passare comunque del tempo ci siamo amalgamati, siamo diventati una squadra vera. A prescindere che noi sul campo abbiamo vinto tutte le partite tranne tre pareggi, significa che noi siamo l'unica squadra meno imbattuta, che se portiamo i punti del campo adesso eravamo primi con 24 punti. Però poi è successo il fatto di Casalvieri, però a noi comunque non ci ha toccato, perché comunque man mano abbiamo costruito la nostra ragnatela di punti, sperando di arrivare al mercato di dicembre lassù. Infatti comunque chiaramente già adesso siete a pochi punti dalla vetta, c'è un trio di vetta, ma voi state lì, no? Sì, abbiamo due punti di distacco dalla vetta, tra cui noi avremo queste due partite, tra cui infrasettimana anche la Coppa Italia, Pontina e poi un'altra squadra in casa che non mi ricordo bene, poi avremo due scontri diretti con Monte San Biagio e Monte San Giovanni. La penso che io sono certo che là dirà il campionato cosa ci può aspettare, perché avremo questi due scontri diretti uno dietro l'altro e se riusciamo a batterli tutti e due penso che alla fine questo campionato lo possiamo perdere solo noi. A Pontina che partita sarà? Io penso che sarà una partita dura, una partita maschia, come ho saputo, una partita che comunque si aspetta, che anche il Pontino, vedendo la classifica, comunque ha una buona posizione, è un campo dove si può giocare meno la palla, noi siamo una squadra che giochiamo a calcio, io penso che sarà una partita maschia, però il Gaeta è pronto anche per queste partite. D'accordo, in bocca al lupo, grazie. Crepi lupo, grazie a voi.